Allora, buongiorno, lampissimo talk, una dozzina di minuti più o meno. Anche perché effettivamente parlando di questo argomento qui, le cose sono due. O si fa una decompilazione di 2 ore, quindi un laboratorio, su un qualsiasi ransomware e si vede come effettivamente funziona e si sviscera il problema, oppure è talmente tanto discusso e inflazionato che veramente sarebbe ripetere veramente troppe cose di quelle che già si sanno su tutto l'argomento. Quello che volevo portare è la storia dei ransomware e quello che è successo in realtà negli ultimi 3 anni, perché è veramente successo di tutto. Sostanzialmente i casi notevoli degli ultimi 3 o 4 anni, in realtà i report più validi, Trendmicro, Symantec, partono più o meno dal 2014. Ci sono tracce anche molto prima e adesso vedremo che c'è almeno una traccia di molto, molto ma molto prima, di quando io avevo 2 anni. Poi vi dico anche che età ho. Allora, sostanzialmente il padre dei ransomware moderni ce l'avrete nelle orecchie da svariati anni, CryptoLocker. Si sono formate più o meno 3 branche, la branca di Crisis, la branca di Cerber e la branca di CryptoLocker, che in realtà sono proprio famiglie di ransomware. Vedremo anche perché sono famiglie e non sono singoli payload. WannaCry ha fatto piangere veramente chiunque, sono state infettate penso centinaia di migliaia di macchine in tutto il mondo ed è stato spesso e volentieri pagato il riscatto piuttosto che trovare un altro modo, allertando forze dell'ordine oppure cercando la chiave di decrittazione su internet. Petya e NotPetya sono i due cugini, quello buono e i due fratelli, quello buono e quello malvagio. Vengono più o meno dalle parti della Russia e Petya è veramente stata una furia, ha distrutto tanti e tanti e tanti host e però tutto sommato manteneva la sua promessa, ha pagato il riscatto e aveva una chiave di decifratura. E quindi si riavevano tutti i dati. Insomma, per chi non ne fosse a conoscente, anche se lo vedo poco credibile, funzionano sostanzialmente in maniera relativamente stealth, cifrando il contenuto di ogni file significativo sul computer e poi al termine della cifratura chiedono con un mascherone enorme il riscatto pagando in Bitcoin a un ID ovviamente assolutamente anonimo di qualche centinaio di dollari. Poi vedremo che in realtà i ransomware sono anche quel fantastico aggressori che chiedono il riscatto sulla base del valore economico dell'host che hanno infettato, perché a un certo punto gli aggressori si sono accorti che alcune persone non ritenevano abbastanza di valore la propria macchina o i propri dati e quindi non pagavano il riscatto, formattavano tutto, avevano perso quello che avevano perso e si andava avanti con la vita. Quindi hanno trovato anche delle strategie per adattare il riscatto al valore economico della macchina, quindi facendo anche molto information gathering sull'host. NotPetya invece è il fratello malvagio di Petya perché all'inizio sembravano molto simili perché effettivamente ragionavano quasi nella stessa maniera e la sorgente di provenienza era più o meno quella. Ma NotPetya, il bastardissimo NotPetya, in realtà non aveva mai la chiave di decifratura, non poteva averla, generava una chiave random sull'host che infettava e prometteva un riscatto prometteva la chiave di decifratura al prezzo del riscatto, ma in realtà non ce l'avevano. Quindi in realtà quei dati erano totalmente persi, bruciati, neanche loro potevano più decrittarli, neanche volendo. Quindi è il fratello malvagio di Petya. Chiamano Petya proprio perché all'inizio sembrava una variante del Petya, ma non lo è, ovviamente. PC Cyborg è uno special mention. PC Cyborg è questa roba qua. Siamo nel 1989 in America. Un biologo evoluzionista, all'epoca si parlava molto dell'AIDS, si studiava molto l'AIDS, un biologo evoluzionista prepara una serie di floppy, qualcosa come 20.000 floppy disk, con dentro questa roba qua, cioè non direttamente il ransomware, anche se c'era, ma prepara un software con la raccolta di tutti i dati di biologia evoluzionista, comunque tutti i dati medici, scientifici, che parlano dell'AIDS, ma poi installa questa roba qui, il PC Cyborg o di AIDS Trojan sul computer e dopo 90 riavvii chiede tramite questa maschera qui
un riscatto di $189, immaginate nel 1989 erano veramente tanti, da mandare a una mailbox a Panama che questo tizio aveva aperto. Veramente tanti. Lui chiaramente, il dottor Pop, è stato un pioniere del cybercrimine e dei ransomware. Questa è una special mention perché poi da là c'è stato un buco che è durato veramente molti anni, anche se comunque qualcosina c'è sempre stata, ma era molto più artigianale. Vediamo come i ransomware invece nell'ultimo periodo sono estremamente industriali, addirittura arrivando al concetto di RAS, Ransomware as a Service, cioè dei veri e propri servizi che i cybercriminali mettono a disposizione di altri operatori, prevalentemente gente che non è avvezza all'informatica, che però con un portale con 3 click può tirare fuori un ransomware e infettare migliaia di persone, che in realtà chiedono un abbonamento per far utilizzare una piattaforma che effettivamente tira fuori il ransomware, anche volendo customizzandolo per determinati target e per determinati utilizzi. Vedremo anche questo. Dottor Pop, dicevo, della Harvard University, tira fuori questi 20.000 flop, li distribuisce a varie conferenze che parlano dell'argomento e poi succede questo, ci ha fatto una marea di soldi. La società si chiama, motivo per cui il ransomware è anche chiamato il PC Cyborg, la società si chiama PC Cyborg Corp, più che altro la mailbox, perché all'epoca il riscatto andava spedito in busta chiusa per posta. Questo volendo è il sito che parla più estensivamente di questo Trojan. Un po' di numeri. Allora, Malwarebytes è ovviamente tra i referenti dei report degli ultimi anni. Tra il 2013 e il 2018, in 5 anni, abbiamo avuto veramente un'enorme esplosione. In realtà l'esplosione più grossa, vedremo, c'è stata tra il 2015 e il 2016. Nel 2017 però il solo WannaCry, quindi non tutte le varianti del WannaCry ma alcune, e non tutte le altre famiglie che all'epoca c'erano, Server Crisis, c'era lo stesso CryptLogger e ce n'erano tanti altri poco conosciuti, lo stesso WannaCry tra agosto e settembre, un mese più o meno, 2017, è cresciuto del 375% come infezioni avvenute e più o meno come gente che ha pagato il riscatto, a meno di alcune persone che in realtà sono andate dalle forze dell'ordine o che hanno preferito, come dicevamo prima, buttare semplicemente tutti i dati e lost. Questo è un piccolo grafico sempre preso da Malwarebytes che spiega più o meno quali sono stati i picchi di infezione. In tutto il 2017 fino a novembre, perché questo report è uscito nel dicembre del 2017, quindi è relativamente nuovo, parliamo di 7-8 mesi, abbiamo avuto 2 picchi enormi, però come vedete la minaccia non si è mai arrestata, non è mai scesa sotto, e il picco più basso ce l'abbiamo a gennaio sotto il 24,5%, il che significa che è stata effettivamente ed è ancora una minaccia veramente profonda e difficile da combattere, perché appunto i vettori sono veramente tanti. Cioè i ransomware non hanno problemi nel trovare i vettori più scoordinati per entrare in un host. Tra i ransomware più comuni in realtà ci sono una famiglia di ransomware che ha sviluppato un vettore di infezione basato su Eternal Blue, che è stata una minaccia che non è nascosta per anni dall'NSA, che la usava per sorvegliare i propri bersagli. Una volta avuta la disclosure di Eternal Blue, prima che Microsoft dopo anni ci mettesse una pezza anche piuttosto fallace, i ransomware comunque sono riusciti a prendere questa palla e sfruttarla. Eternal Blue, per chi non lo sapesse, sfrutta le condivisioni, le share di rete Windows sostanzialmente, e all'interno delle aziende ha fatto dei danni enormi. C'è stato più o meno un attacco ogni 40 secondi. O meglio, un host infetto all'interno di una singola azienda ogni 40 secondi. Immaginate questo spalmato per un intero anno. Immaginate che le minacce di questo tipo ci sono dal 2015 e di tutti gli altri tipi, di tutti i tipi possibili in circolazione dal 2013. Appunto, molti ransomware famosi hanno iniziato ad utilizzare... Scusate, ho toccato qualcosa io. Attacco di attacco?
No, 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 sono passato sopra la presa. Stasera c'è questo problema. Ok. Ah, stacco. Stacco. Qui ci sono. Ok. Allora, arrivato veloce. No, troppo veloce. Ok. Molti razzomorfanosi hanno utilizzato questo e altre vulnerabilità, ma le vulnerabilità non sono state l'unico strumento. In realtà lo strumento più grosso, ovviamente, è il fattore umano, il de-phishing, un documento Word che è girato anche in Italia molto, con sfondo blu e un banner che diceva: questo documento non è per la versione di Word installata in questa macchina, più o meno. E quello era un ransomware, ragazzi, era una macro all'interno del documento Word che scaricava il ransomware, quindi era un Trojan di fatto basato su una mail de-phishing, che scaricava il payload del ransomware e di fatto poi iniziava a cifrare tutti i file. Fortunatamente in ufficio da me me ne sono accorto e nessuno si è infettato. Dimmi. Certo, condivisioni Samba, perché Samba è il server delle share di rete col protocollo Microsoft. Si chiama Samba perché il protocollo Microsoft si chiama SMB. Ok. Samba è di fatto l'implementazione open source di quel protocollo e quindi le share di rete che sono possibili anche su Windows, su Mac, su Unix, su BSD, ovunque, perché Samba veramente gira ovunque. Chiaramente possono venire attaccate. La cosa buona è che il payload si sfrutta, è che il ransomware si sfrutta Eternal Blue per entrare e probabilmente si aspetta un host Windows. E quindi in realtà con una condivisione Samba probabilmente più che infetto sei un portatore sano di disgrazie. Eh sì, che ci vuole, Brosable. Sono capace pure io a droppare un ransomware se sei Brosable, ci vuole poco. Sì, perché lui non faceva, non riusciva a fare scansione. Ah, vero, scusate. L'ho acceso, Ok, ok. adesso. C'erano anche delle vignette che facciamo vedere che è Linux più Samba, e se quel profilato era protetto, se non ce l'avevi era sprotetto perché l'avevi lasciato Brosable, eccetera, Assolutamente eccetera. sì, assolutamente sì, questo è uno dei problemi. Vabbè, ma quello però rientra nel fattore umano. Se io attivo Samba e non lo configuro adeguatamente, io voglio prendermi questa roba e probabilmente me la merito. Comunque, per gli ignari utenti di Windows che dice non possono neanche disabilitarla, ce l'hanno perché Windows ce l'ha ed è piuttosto vulnerabile, parla col microfono. Si sente poco? Come giustamente hai detto, il problema dell'infezione Linux non è che viene infettata la macchina Linux, ma diventa veicolo per le condivisioni Windows che ne accedono. Assolutamente sì. Assolutamente sì, diventi più che altro portatore sano, certo, a meno che il ransomware, e ce ne sono, non sia abbastanza scaltro da riconoscere che è sotto un sistema Unix e quindi a scaricare in realtà il payload per Unix, che ce ne sono. Siamo tutti vulnerabili e siamo tutti vulnerabili perché siamo prettamente poco coscienti della nostra macchina e della nostra configurazione. Quindi, tramite molti, moltissimi attacchi di social engineering, tra cui le mail di phishing che ormai sono onnipresenti ovunque, i filtri anti-spam ne sanno molto, molto, molto. Siamo tutti molto vulnerabili, quindi bisogna fare attenzione perché non c'è una vera protezione, non si può prevenire a posteriori, bisogna fare backup prima di venire infettati. È l'unico modo. L'unico modo è essere delle brave persone e prepararsi con i backup. No, io faccio il consulente, non basta dire dovete fare i backup, che già è tanto, ma tenerli offline, perché io ho visto aziende intere stese perché avevano pieni di backup tutti online. Assolutamente sì. Assolutamente sì, i backup vanno fatti non solo online su magari sistemi di cloud piuttosto che il server centrale dell'azienda, ma
ma vanno anche presi e archiviati su un disco meccanico attaccato USB o su un NAS, anche su un NAS, su un disco attaccato USB, si droppa là dentro, tutti i propri dati là dentro, poi si stacca, si mette in un armadio chiuso a chiave. Quello è l'unico vero backup che è efficace contro i ransomware. Anche perché tutto quello che è online, che è accessibile da voi, è accessibile anche al ransomware. E il ransomware, ragazzi, non si ferma, non si ferma da nessuna parte. Questi sono più o meno, appunto, i vettori utilizzati dai ransomware, alcuni dei vettori utilizzati dai ransomware. Vedete come il server hacking è presente, l'exploitation of vulnerabilities, qui ricade Eternal Blue, esistono effettivamente, perché esistono degli attacchi ransomware mirati a specifiche aziende, perché voi immaginate come un'azienda come Poste Italiane, migliaia di dipendenti, se viene attaccata da un ransomware, quanto pagherebbe per i propri dati? Perché i dati dei propri dipendenti sono probabilmente anche i dati di qualche ragioniere del Banco Posta, o sono anche i dati di qualcuno che lavora in Poste Pay o in Poste Mobile, quindi sono dati molto, molto sensibili. L'exploitation of vulnerabilities è chiaramente un mezzo più automatico che il server hacking, però è egualmente funzionale. Normalmente l'exploitation of vulnerability è l'ultimo degli attacchi, perché i ransomware, come tutti i malware in realtà, sfruttano più attacchi in sequenza, perché probabilmente per fare questo tu prima devi aver almeno inviato un'email di phishing, e siamo qua, allegati nelle email di phishing, il documento Word di cui parlavo prima sostanzialmente, ma non solo questo, ce ne sono un'infinità, cross-site scripting, le mail adesso supportano JavaScript, soprattutto se siete su Gmail. Il JavaScript nelle email, ragazzi, è una cosa veramente terrificante. Che Google, non so perché, uguale alla storia che i punti non contano all'interno dell'indirizzo email, non so perché l'abbia fatto. È veramente una cosa terrificante a livello di sicurezza. Chiaramente software supply chain penetration, questo è più per le aziende. Le aziende, chiaramente, per installare software su tutti i client, immaginate migliaia di macchine, hanno dei server che fanno installazione su tutte le macchine per avere la stessa versione di Office, la stessa versione di Zip, le stesse versioni degli stessi software che sono certificati dai sistemisti. Però se vengono attaccate quelle, potenzialmente attacco centinaia di macchine, migliaia di macchine, tutta l'azienda. Uguale drive-by download. Questo è l'attacco di social engineering puro, cioè ti spingo con qualche scusa a scaricare un file e ad eseguirlo. Chiaramente qui bisogna avere due neuroni, di cui uno è mezzo ubriaco, però si riesce abbastanza tranquillamente, specialmente la motivazione dell'attaccante è convincente, ma qui parliamo di uno a uno. I target sono tutti piccole e medie imprese, in realtà, perché le piccole e medie imprese hanno sicuramente dati più sensibili che vorranno riavere indietro, vorranno pagare, vogliono pagare, e spesso pagano. E i criminali ci hanno fatto una marea di soldi in questa maniera. I privati rimangono comunque una fetta molto remunerativa, perché immaginate che voi avete 30 giga di foto della vostra famiglia, dei vostri figli, le rivolete indietro perché probabilmente ce l'avete solo su Google Cloud, che è sincronizzato sul telefono, il telefono è stato infettato, ha infettato tutte le foto, e Cloud se le ha prese tutte perché ha la sincronizzazione automatica, quindi avete infettato il vostro telefono, il vostro computer e tutto il Cloud, perché in realtà l'infezione non è solo il programma che gira, ma l'infezione è il target, il target sono i vostri file. Quindi una volta cifrati con la sincronizzazione automatica, pure Google ce l'ha cifrati. Addio backup. Motivo del backup offline col disco chiuso dentro l'armadio chiuso a chiave. Spesso i privati sono molto meno protetti, ovviamente. Pensate all'antivirus non aggiornato per mesi, per anni, per decenni. In buona sostanza, se il prezzo è ragionevole, l'utente paga. L'utente paga, e paga anche tanto, tanto, ragionevole per loro quantomeno. Quello che l'infetto non sa, e che è quello che dicevamo prima di NotPedia, il bastardo, è che alcuni ransomware, alcune famiglie di ransomware, non sono in grado di decifrare i dati. Semplicemente quei dati sono persi. Dopo aver pagato, cornuto e mazziato, si dice, esattamente. Questi sono i RAS. Allora, il ransomware normale è questa roba qua. Fan botnet ransomware, bulletproof hosting in qualche maniera. C'è l'operatore del ransomware, lassù c'è sostanzialmente tutto quello che serve per infettare, non il payload in sé.
l'operatore usa quelle cose là per infettare e va direttamente sulle vittime. Il RAS è quella roba lì. Il RAS operator è quello che mette a disposizione il servizio che permette agli operatori di configurare un ransomware al volo, più o meno al volo, pagando $46 di abbonamento lifetime, cioè niente, e permette di creare molte nuove, nuovissime famiglie di ransomware. Quindi l'infezione dilaga, anche perché ci sono centinaia, se non in alcuni casi migliaia di famiglie, migliaia di payload simili della stessa famiglia. E ci sono tante famiglie, decine di famiglie. Chiaramente, stando ai dati di Trend Micro, è tutto nel deep web, anche se non è vero che è tutto nel deep web. C'è anche roba nel clear web, ma è ovviamente molto 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 meno utilizzata, perché nel deep web, ragazzi, siamo più protetti con l'anonimato, e se io voglio compiere un'azione criminale difficilmente vorrò farmi sgamare dalle forze dell'ordine. Chiaramente la crescita è stata esponenziale, da decine di payload a migliaia di payload e decine di famiglie. Solo nella prima metà del 2016, infatti, la crescita delle infezioni dovute ai RAS è stata del 172% rispetto al 2015. Insomma, è un dato allucinante. Extra, e qui concludo. Immaginate che io sviluppi un videogioco, perché sono un amante dei videogiochi. Faccio un ranking online e vi chiedo il vostro account Gmail per salvare i dati. E anche per avere un ranking, per avere il ranking online. Immaginate che io salvo tutto su Drive e che, siccome l'utente non ci fa mai caso, non vi chiedo il permesso di salvare un file nella root, ma vi chiedo il permesso di leggere e scrivere su tutto il Drive, perché sono un ragazzino che ha scritto un videogioco, magari Super Mario Ransom for Peach. Immaginate poi che questo software, con il token di accesso che può leggere e scrivere su tutto il Drive, lo mandi a un server di backend di cui l'utente è assolutamente ignaro, perché sta giocando a un videogioco, a Super Mario. Quel server di backend in realtà accede al Drive e cifra ogni cosa. Arrivare alla fine, con sfide qualche volta impossibili, può essere l'unico modo per decrittare tutto il vostro Drive, sempre se ve lo faccio decrittare. Se battere il top score, che magari io inserisco manualmente con un numero allucinante che nessuno mai potrà raggiungere, fosse l'unico modo per decifrare il vostro archivio in cloud, questa è più o meno l'idea di tutto quello che un attacco di ingegneria sociale, perché di fatto questo è solo ed esclusivamente ingegneria sociale, potrebbe fare. Non servono centinaia di migliaia di righe di codice per exploit complessi o mail di phishing che devono essere convincenti, come il principe africano, per esempio. Basta una cosa del genere. Un utente poco attento che scarica dal Play Store un videogioco per Android, che di fatto è un Super Mario. Gli date le vostre credenziali di Google Drive. Perché gli date? Perché sta sul Play Store, su quei giochi. Già il vostro account Google vuole solo l'accesso al Drive per leggere e scrivere. Devo leggere i salvataggi e riscriverli quando finite di giocare. Quindi in realtà è tutto perfettamente lecito, e questo è un attacco di ingegneria sociale, non c'è quasi nulla di tecnico, se non il videogioco che io mi sono anche divertito a sviluppare in realtà. Questo era più o meno tutto, ho corso veramente tantissimo, anche se in realtà mi sa che ho sforato parecchio. Qualcuna domande? Microfono? Qualche... Ma perché scaricavila? Perché scaricavila da ieri. Ci siamo, ci siamo. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Diciamo, due cose molto interessanti, se ci puoi aggiungere dei dati, cioè le famiglie di ransomware che decryptano, e qualche dato in più su come sono stati rilevati i dati di infezione che tu hai citato, ma che sono dati difficili da rilevare. Sei a conoscenza di qualcosa in particolare? Allora, in realtà non sono molto difficili da recuperare come dati, nel senso che società di sicurezza informatica come Malwarebytes, Trend Micro, Symantec, annualmente fanno uscire un report di tutte le infezioni, ovviamente di tutte le infezioni che loro hanno rilevato, perché
è stata loro chiesta consulenza o perché hanno rilevato quelle infezioni con i loro software antivirus che producono, o perché siti come Total Virus in realtà fanno scansione su tutti i tipi di antivirus e poi mandano il report a tutte le società che si occupano dell'argomento malware. Sono i dati che loro hanno raccolto negli anni e il report, non quello molto dettagliato, ma quello generale che a noi può interessare, è disponibile online in maniera totalmente gratuita e totalmente accessibile. Di famiglie che non decrittano in realtà si è a conoscenza di Notpedia e poco altro, devo essere sincero. Però l'ecosistema di ransomware è talmente vasto che è impossibile pensare che non ce ne siano altri che fanno questo tipo di mestiere. Allora, vediamo se ho una screenshot delle famiglie. No, non ce l'ho, mi dispiace. C'è un bellissimo report, sempre di Malware Bytes, il report dell'anno, sono ritornato all'inizio. Il report dell'ultimo anno di Malware Bytes, che descrive tutte le famiglie nate nell'ultimo anno di ransomware e non solo, pure tutte quelle che sono ancora in auge dopo anni di infezioni. Okay, perfetto. Altre domande? Prova, non prova. Ecco, adesso funziona, abbiamo cambiato le... Grazie. E volevo sapere una cosa. Allora, ci sono tantissimi corsi per, ad esempio, la sicurezza antinfortunio nelle aziende. Perché in Italia non riusciamo ancora a inserire dei corsi per la sicurezza in ogni singola azienda da fare, ad ogni singola davanti a un computer, nelle prime armi, in modo tale che non deve cliccare le cose sbagliate? Perché, insomma, i target... le persone più deboli di assolutamente solito. Sì, sono sempre l'anello debole. Allora io mi domando se ci sono dei decreti o qualcosa che in qualche modo in Italia favoriscono queste informazioni. Ti dico una cosa che in realtà è il paradosso dell'Italia nell'informatica: il problema sono i soldi, ma non perché non ci sono, preferiscono pagare per i ransomware, ah, finita la presentazione, preferiscono pagare per i ransomware piuttosto che istruire i propri dipendenti, e questo è un paradosso totale. Lo diceva anche ieri Pavel nel suo talk. Lui fa esattamente questo, va in giro per l'azienda a fare corsi a dipendenti non specializzati su sicurezza, sicurezza fisica, cyber security, anche ransomware, perché di fatto fanno parte della cyber security, e comunque le mail di phishing sicuramente alla segretaria del capo arrivano. Il problema è che non si fa perché in Italia si mette l'allarme dopo che ti hanno rubato a casa. Questa è una frase di Pavel di ieri. È sempre questo il problema: non si arriva dopo, quando c'è l'emergenza, non si previene, soprattutto in sicurezza, perché non è ancora passato il messaggio che la sicurezza è importante, che i malware sono una vera minaccia da sempre e che in realtà contro questo tipo di malware non possiamo neanche difenderci, a differenza di altri tipi di malware per cui l'antivirus più o meno e non sempre già bastava. E il problema è questo, è il paradosso tutto italiano di questa cosa. Però fortunatamente c'è sempre più awareness, cioè c'è sempre più consapevolezza della tematica, e alcune aziende si stanno già adeguando. Comunque ci sono in realtà delle leggi che obbligano alla cyber security, all'inserimento della cyber security per i propri dipendenti, e in realtà a mio parere dovrebbero fare un'estensione della ex 626, che adesso è 34, che dovrebbe comprendere, che è il corso sulla sicurezza sostanzialmente sul lavoro, e secondo me dovrebbe anche comprendere negli uffici il corso di cyber sicurezza. Questo è chiaramente un mio parere, però ha perfettamente senso come cosa. E in realtà è sempre quello, è la poca consapevolezza e la corsa all'emergenza. Non faccio nulla perché non penso che possa capitare a me, figurate se a me mi capita, è quello che dicono tutti. Però poi capita a tutti quanti e tutti cadono dalle nuvole, e poi si corre a proteggere, magari dopo aver pagato $400 o $500 in bitcoin di ransomware.
Pagare in Bitcoin non è poi la cosa più semplice del mondo per uno che è anche digiuno di informatica o quasi. Quanti effettivamente che vorrebbero farlo ci riescono? In realtà la quasi totalità, perché loro a cui serve il pagamento in Bitcoin e soprattutto la conversione da soldi veri a Bitcoin, o meglio, da soldi tangibili, fisici, contanti a Bitcoin, perché Bitcoin sono soldi veri. Un Bitcoin vale credo sugli $8,000, qualcosa del genere ultimamente, 13, grazie. Sostanzialmente riescono perché questi tizi qua in più sono anche gente che collabora con progetti di varia natura in giro, con fondi di investimento e in realtà hanno tirato su dei sistemi che sono estremamente banali per fare un bonifico a una società che poi tira Bitcoin. Quindi in realtà è estremamente semplice adesso, anche se alcuni, comunque non molto avvezzi alla tematica, non riescono, ma si fanno aiutare. È calato ultimamente. Cavolo, è risceso. Sì, il mercato fluttua tantissimo in realtà del Bitcoin, perché in realtà no, non c'è né il petrolio né l'oro che tengono stabile il mercato, quindi il mercato è fluttuantissimo. Sulla base della domanda offerta, tra l'altro. Ok, per me è tutto. Perfetto, grazie a tutti.